Allora, visto che starò qua un altro paio di settimane, circa, al posto che 2 mesi, tanto vale fare un minimo di video. Vi avviso, non sono molto dell'umore, insomma, sarà un video di merda, lo so già. E mi faccio un po' di polenta con stinco e funghi perché sì. E ovviamente, come al solito, le dosi saranno mostruosamente alte. Quindi, se non volete fare dosi da giganti come me, non seguite sta ricetta. Allora, i funghi per pulirli non vanno lavati sotto l'acqua. Ho preso un pannetto di carta inumidito e vanno puliti così, giusto sopra. Che se pulite le lamelle, riuscite a tirar via, a volte viene via, a volte no. L'importante è che la parte sopra sia ben pulita, poi tagliate il culo, che se li lavate sotto l'acqua, potete anche farlo, però il problema è che assorbono un sacco, è sicuramente più veloce, però poi questo verrà particolarmente una merda. C'è anche, affanculo, c'è un altro metodo anche volendo, che è questo, di spelarli in questo modo, prendete da sotto e poi tirate. Perdete un pochino del fungo e sicuramente il fungo non sarà così bellino che con il suo colore originale. Però se tipo state facendo un brodo, questi scarti potete utilizzarli nel brodo. Tipo, state facendo un risotto, qualche cazzo ne so cosa state facendo, questi poveri funghi, tanto so già che li rovinerete. Potete tranquillamente questi scarti lavarli con l'acqua e avete il fungo pulito, sciacquate tipo nel collo, potete utilizzarli nel brodo tranquillamente. Questi sono i 3 metodi principali per lavare i funghi. Il più giusto è il primo che vi ho fatto vedere. Io sto utilizzando l'acqua perché non me ne frega un cazzo, sinceramente, in questo momento neanche di essere in vita. E tanto lo mangerò solo io, quindi tanto vale fare le cose un po' più velocemente, visto che tanto non cambia molto. E niente, appena finisco qua vi faccio vedere il resto. Ho risparmiato la menata del tagliare i gambi. Comunque, semplicemente poi dipende da come li volete fare, sti schifo di funghi. Io li farò trifolati, anche se non ho tutto il necessario per trifolarli, ma vabbè. E quindi vanno tagliati abbastanza sottili. Il bello dei funghi è che, essendo praticamente solo acqua, è tipo impossibile stracuocerli. Cioè, potete cuocerli all'infinito praticamente. Magari li carbonizzate, ma sicuramente non li stracuocete. Cioè, veramente, se riuscite a rovinare i funghi, soprattutto quelli tipo questi qua, gli champignon, quei funghi del cazzo che vengono coltivati, che sanno di poco nulla, siete delle bestie di Satana e io, fossi in voi, smetterei di cucinare del tutto e mi darei all'ippica. Niente. Potete farli come volete, io sono pigro in questo momento perché veramente non c'ho proprio voglia di fare un cazzo. Tra l'altro volevo conservare questi funghi, cioè volevo conservare
lo stinco per quando mi fossi fatto degli amici o boh, qualcuno in generale, fare una bella mangiata o tipo verso Natale. E invece potete anche fare così, li dividete a metà e sono sicuramente più facili da tagliare perché almeno stanno fermi. Però esteticamente sono meno belli, diciamo. Quindi stavo voi, se volete qualcosa così o qualcosa così. Dipende da quanto siete pigri. Nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, questo è un Miyabi 5000 DP, fatto in Giappone. Acciaio damasco, eccetera, lo affilo io perché ho le pietre per affilare ed è praticamente un bisturi. Non è più in produzione questo modello, quindi però la marca è quella. La marca c'è ancora. E niente, è un bel coltello, ma va tenuto con cura. Se lo mettete via con un pochino di umidità sopra fa ruggine, perché ovviamente è acciaio, ma non è acciaio inox, quello industriale. Quindi se andate a spendere questo qua, mi pare di averlo pagato 175 euro, non vorrei dire una cagata, ai tempi. Se dovete andare a spendere soldi per un coltello e non siete in grado di tenerlo, lasciate stare, compratevi uno di questi qua in acciaio inossidabile, indistruttibili, e andate a affilarli dall'arrotino, perché quelli lì in acciaio inossidabile sono molto duri e sono particolarmente ostici da affilare, diciamo. Non è facile se siete alle prime armi. Non so se fare il montaggio o altro, perché sto tagliando abbastanza lentamente perché sono un po' dolorante e quindi boh, non ho voglia di rischiare, sono un po' intontito. Ma sì, dai, facciamo il montaggio. Allora, non so che fine ha fatto il coperto e il coperchio, non so, l'ho usato ieri, non era dei miei, ma l'ho preso da qua e boh, sparito nel nulla, non c'è da nessuna parte, quindi mi tocca fare senza. E comunque ci ho messo un po' di sale, come no, e adesso ci sto mettendo il pepe non prendete quello già grattugiato, diciamo, cioè grattatevelo al momento, ma che cazzo, quanto pigro dovete, cioè il livello di pigratudine, pigraggine, piglet bisogna avere per non grattarsi da soli il pepe, che sa mille volte meglio del pepe marcio che comprate già grattato. Comunque, come potete notare, si stanno riducendo di brutto perché sono un po' di funghi del cazzo, quindi la quantità spropositata di funghi che erano prima diventerà molto di meno. Io volendo potrei già iniziare a preparare la polenta. Per quanto riguarda la polenta, il sale che ci metto nell'acqua, che speravo fosse sale grosso, e invece è sale tipo boh. Vabbè, dicevo, il sale che ci metto nell'acqua, è più o meno la metà di quello che metterei se dovessi fare la pasta. E aspettate che bolla l'acqua, perché se buttate il sale prima, rovinate la padella e ci piega un'eternità arrivare a ebollizione, quindi aspettate. Visto che avevo una cipolla che mi avanzava dal risotto, mischio anche un po' di cipolla dentro assieme ai funghi. Questi fra poco vanno sfumati col vino. Comunque,
Mi raccomando, coltelli sempre affilati al massimo. Se non sapete affilarli, andate da Marrotino. La cosa più pericolosa che potete avere in casa mentre cucinate sono i coltelli non affilati. Questo è molto affilato, ma potrebbe esserlo di più e devo riaffilarlo. Se il coltello non è affilato, rischia di andar giù storto quando lo tagliate. Cosa succede quando va giù storto? Zac, mi taglia le ditine. Quindi mi raccomando, più affilato, più è sicuro. Ora, come vedete, hanno preso un bel colorito, bello. Insomma, stanno facendo la reazione di Maillard. Vino, a me piace metterne abbastanza. E sfumate. Poi a questo punto dovreste mettere anche il prezzemolo, l'aglio che dovevate mettere prima, ma visto che non ho nessuna delle due, allora bene o male sono cotti questi. Potete cuocerli all'infinito, ma io li lascio così un po' più solidi, diciamo. Perché poi andrò a finirli con le cipolle. Adesso li tolgo, cuocio le cipolle, poi li metto assieme. Olio. Non state a pulire la padella dai rimasugli dei funghi, tanto poi andate a mischiarli assieme, quindi. E anzi, è meglio se ci sono rimasugli di funghi, così le cipolle si insaporiscono di più. L'olio. Sì, va bene così. Niente, adesso le saltate finché non diventano belle caramellate. Che a me piacciono caramellate le cipolle. Se non avete mai assaggiato le cipolle caramellate, provatele. Perché se non vi piacciono le cipolle neanche così, io non so cosa dirvi, siete delle bestie di Satana e andate denunciati all'Accademia della Crusca e anche del Semolino. Allora, l'acqua sta sobbollendo. Allora, il problema del sale fino è che è più di quello che sembra. Quindi occhio, non mettetene troppo, assaggiate se l'acqua è troppo salata, cambiatela e rifate da capo, perché aggiungere sale c'è sempre tempo, a toglierlo è un po' difficile. Non impossibile, ma è difficile. Già che c'ero, ho messo lo stinco a cuocere, è uno di quelli già pronti, tutto quanto, cioè non è che sto facendo lo stinco così a cazzo di cane dal nulla. Mentre qua ho abbassato un po' la temperatura, così hanno tempo di caramellare con calma. Ovviamente state attenti col sale, potete aggiungerlo sempre alla fine, se vi sembra poco salato. Va comunque bene. Polenta. Allora, il problema della polenta è che va mischiata spesso. Quindi l'ideale è avere una frostina all'inizio almeno. Altrimenti fate così, fate un bel vortice e la mettete con calma, non deve raggrumarsi, se la buttate tutta assieme viene una merda. Mischiate bene e anche se sembra troppo liquida, non lo è, tranquilli. Leggete le istruzioni e non fate a cazzo di cane come sto facendo io, perché io bene o male ho un po' di esperienza in fatto di polenta, ma non tutti ce l'hanno. E se non vi piace la polenta non capite un cazzo. O non l'avete mai assaggiata buona.
Allora, qua abbassiamo, deve sobbollire anche la polenta pochino. E boh, direi che così basta. Poi ci sono un sacco di tipi di polente. C'è la taragna, che è quella che praticamente farò adesso. C'è la polenta classica gialla. C'è quella del giorno dopo tagliata a fette e grigliata. È abbastanza duttile, no, ma non mi viene la parola. Vabbè, avete capito, no? Si può utilizzare in vari modi la polenta. Buongiorno. Devo lasciare in carica la telecamerina perché è un po' cotta. Dicevo, adesso taglierò il formaggio. Ho trovato il gorgonzola e ho trovato l'edamer. Spero che sia edamer, c'è scritto edam. Non usate coltelli buoni per il formaggio perché rovinano un po' la lama. Tagliateli a cubettini o cubettoni e fate voi. Ovviamente è praticamente pronta perché era quella istantanea. Quindi cuoce tipo in 8 minuti. Io intanto ho tagliato metà del formaggio, visto che non ho fatto tutta la polenta, ed è già una quantità spropositata di polenta per una sola persona. Ah, perché quello. Ricordatevi di abbassare il fuoco del cotechino, altrimenti sono cazzi. E niente, ce la buttate dentro. Se si raffredda troppo la polenta, che vedete che non si scioglie bene il formaggio, riaccendete la fiamma e amalgamate. Ho sbagliato, ho usato questo al posto di questo. Io non amo la roba in legno, sinceramente, perché è antigenica. Ma visto che non potevo portare tutto quello che volevo, mi sono limitato alle cose essenziali. E quindi utilizzo sta roba qua. Nel frattempo le cipolle hanno quasi del tutto caramellato. Sì, solitamente le lascio cuocere ancora di più io, ma va bene così perché mi sono già rotti i coglioni. E aggiungiamo i funghettini. E finiamo la cottura di questa roba. Così si amalgamano i sapori. Verrà un bel contorno per la polenta e lo stinco, che è quasi pronto anche quello. Allora, prendete il vostro stinco. Al sughetto potete farci quello che volete, sinceramente. A me piace conservarlo e farci altro. Anche se non so se lo farò effettivamente stavolta. Ok, una volta scolato, occhio a non ustionarvi. Sì, sto coltello non taglia come l'altro. Questo è quello da battaglia, diciamo. Infatti lo tratto un po' peggio. E come ho già detto, devo riaffilarlo, quindi. Ok, l'osso via. Adesso impiattiamo. Prima di tutto un bel letto di polenta, vedete com'è bella cremosa, merito ovviamente dei formaggi.
bella mestolata di polenta. Se vi piace meno liquida, fatela meno liquida. Io solitamente la preferisco meno liquida, ma oggi questo dal convento. Poi togliamo l'osso, togliamo l'altro osso, togliamo questo, facciamo un bel lettino di questo qua, così togliamo le parti più belline. Ma che bellino che è. Là. Così mettiamo anche questa lì. E poi ci aggiungiamo una buona dose di funghettini con cipolle tutt'attorno. L'impiattamento fa cagare, non è il mio forte, non mi frega un cazzo. È importante che sia buono. E voilà, avete il vostro cibo triste da persone sole al mondo. A parte il fatto che sono già pieno perché non è proprio una roba leggera. Ma comunque mangiare da soli fa schifo, quindi è buono, ma potrebbe essere meglio.